un ben ritrovato a tutti da Devo 225. Allora, abbiamo, come va, nel scorso episodio un po' avventato, avevamo Marco che era gravemente ferito, quindi lo lasciamo a dormire. Tu vai a rovistare e tu farai la guardia questa volta. C'è la casa tranquilla dei vecchietti, quindi andremo, un mucchio di medicine, un mucchio di cibo, un mucchio di padre, quindi preparati. Ti porti il piede di porco, semplicemente. E andiamo a rovistare. Il nostro obiettivo sono medicine e cibo, ha detto, il momento. E anche delle parti, che non ci farebbe nulla schifo. Quando sarò grande, sì, va bene, l'hai già detto. Mi avete detto che si possono non uccidere, quindi questa volta facciamo i bravi. Prendi, va bene. Tutto anche nel trailer del gioco, i tizi uccidono i vecchietti, quindi i vecchietti sono la scelta più ovvia. Bene, sì, possiamo salvare Marco, finalmente. Ok, qui sono i vecchietti. No, hai detto che basta, non possiamo anche non ucciderli. Vattene. Perché lo fa? Non ha una coscienza. Ho una coscienza, ma devo continuare la partita. Lei non ha una coscienza. Vattene, non rompermi i coglioni. Senti, perché porta via... cibo, acqua. Posa le erbe che non ce ne facciamo nulla al momento. Prendi l'acqua, lo zucchero abbiamo un botto. Abbiate pietà, non portatelo via. Invece sì, devo proprio portarlo via per forza. Andiamo di sotto. C'è qualcosa? Mi stai tenendo alla noia che mi stai seguendo. Cosa pensi di fare? Sfondare la porta, coglione. Vecchietto di merda. Ok, vediamo cosa c'è qui. Servono medicine e bende soprattutto. Qui c'è delle parti molto utili, grazie. Parti elettriche, tabacco, non ce ne frega nulla al momento. Ci sentiremo male, sarete tristi, tristi, molto tristi, ma non mi interessa. Pistola rotta, chitarra rotta. Allora, posa il legno, posa il caffè, prendi le due pistole che ci servono. La chitarra rotta, non l'ho mai trovata la chitarra rotta. Cosa questo? Prendi la chitarra rotta, potrebbe tornare utile. Qui poi abbiamo dello spazio, no, queste le esigo. Sfonda anche sta porta, vai. Vabbè no, questa è la stessa porta, non ci interessa, non sprechiamo il piede di porco. Allora, rubiamogli qua. Altre parti, molto utili. Altri materiali elettrici, vai, controlla qua. Ok, bende, ne abbiamo bisogno come il pane. Posa il legno e prendi altre parti. Questo ti andiamo a 4, il caffè non ci interessa. No, non c'è nessun altro qua, adesso ci sono altre medicine. Qua c'è la lettera dei nonnini, poverini. Oh sì, te lo prometto, il tuo nonno starà bene stavolta, mi sento meno male. Ok, qui ci sono altre medicine che però al momento non ci servono, ci servono bende. Ok. Ok, qui ci sono altre medicine, altre medicinali, ok. Torneremo di nuovo nella casa dei vecchietti. Torneremo con Marcos. Soprattutto abbiamo fatto la pistola rotta, il che è molto positivo. Sotto c'è qualcos'altro. Aiuto! Altre parti, molto bene. Libera, concilio. Torneremo di nuovo in questa casupola, di nuovo ve lo dico. Prendi ciò che vuoi, prenderemo ciò che vogliamo, non ti preoccupare. Soprattutto Pavle che è sensibile. Vattene Pavle. Olè. Pavle è tornato. Speriamo non ci abbiano rubato nulla, per carità. E soprattutto non abbiano ferito nulla. Siamo al sesto giorno e andiamo alla grande, a parte il ferito. Guarda le bende, facciamo quella ferita. Ok. Qualcuno ha fatto irruzione, porca.
Non hanno rubato niente, ma stanno facendo. Ok. Marco è stato ferito di nuovo. Ferito gravemente. Porca miseria. Vai a bendarti. Stanco e hai molta fame. Allora, mangiamo le scatolette. Mangi una scatoletta. Per prima cosa. Ok, tu sei malato? No, sei solo stanco, quindi adesso mangiare le scatolette che abbiamo trovato. So che è sbagliato, ma ho dovuto prendere ciò che serviva, altrimenti non avremmo avuto alcuna possibilità. Bravo, così si ragiona. Ma vedi cosa possiamo costruire. Il dolore dovrebbe placare, se hai molta fame. Adesso Marco ti farà un pasto caldo. Possiamo costruire. Quello per l'acqua ci servirebbe. Cucina. Tu vai a metterti a letto. Anzi, no, devi mangiare. La produce il combustibile. Abbiamo abbastanza materiali per il momento. Produci. No, no, torna su veloce. No, torna su velocemente. Abbiamo bisogno di altre bende, più che altro. Allora, tu cucina adesso. Fai un bel pasto caldo. Mi borbotta lo stomaco. Vai a dormire tu. Adesso mangi, non ti preoccupare che adesso mangi. Mangia. Allora, tu sei stanco. Vai a dormire. Tu sei, anzi, se tu comunque, nonostante tu sia malato, vediamo cosa possiamo costruire. Potremmo costruire un altro letto, ma sarebbe uno spreco al momento. Potremmo fare un distillatore dell'acqua. Oppure non abbiamo, mi sa che non abbiamo parti per una pistola. No, ci servono 5 parti d'armi. Ci servono come il pane. Quella povera gente ha derubato pa. Oh, c'è quello che è per barattare. Ci servono le bende. Tutto l'arco per le vostre bende. Vai, 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 vai. Ci servono. Come il pane. Dai, 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 dai. Sì, facciamo affari. Allora, c'è due bende. Ti do l'alcol. La chitarra, interessante. Voglio. La tua offerta è semplicemente impressionante. Stai scherzando, voglio vedere altro. Vuoi vedere altro, figlio di puttana? Ti posso dare una parte d'arme, non basta ancora. Le armi. Quella chitarra. Ti do una generosa da parte tua. Tanto se ne andiamo dai vecchini, i vecchini ce l'avevano questa. Generoso, lo so che è generoso, per questo motivo mi dai delle parti d'armi. E cos'altro non basta? Cosa gli possiamo aggiungere? Va bene, affare fatto, ok. Affare fatto. Bisogno di altro, sì. Bisogno della tua acqua. Bisogno della tua acqua e per la tua acqua ti darei generoso, ok. Questo è generoso. Quindi ti posso chiedere lo zucchero. Vai, aggiungere due. Porca miseria. Ti posso dare un componente, affare fatto. Poi ho visto che avevi una scatoletta, che non mi dispiacerebbe. Ti costerebbe. Per un coltello non basta. Non mi interessa, beh. Per il momento grazie, così ci hai salvato davvero il culo. Adesso mettiamo poi questo a letto. Direi che per questo episodio è di nuovo tutto. Lo riprenderemo di nuovo di notte. Cercando di riprendere il nostro Andy giorno e notte. Il nostro stile di episodi giorno e notte. Comunque, per questo episodio è tutto. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao.